Ciao Nicolas, è bello rivederti, insomma, esultare in questo modo perché è un po' la chiusura di un cerchio, no? Con l'infortunio, poi l'essere comunque tornato e aver trovato questo gol vittoria, penso per te sia particolarmente importante. Quindi le mie due domande sono queste: quanto è importante per te questo gol? E poi ovviamente un giudizio sulla prestazione della squadra, perché anche oggi, nonostante magari tante difficoltà, contro una squadra che poi a un certo punto vi ha schiacciato in avanti, siete comunque riusciti a tenere botta e a darvi man forte l'un con l'altro. Allora, per la prima domanda, era un gol importante per me, sono contento di averlo fatto, però ecco, più importante sono i 3 punti per la nostra squadra, per il nostro percorso. E niente, sì, vengo da un infortunio un po' brutto e quindi sono contento di essere al campo, di poter giocare, e ecco, il gol è una gioia in più. E poi per la prestazione, ecco, abbiamo sofferto tantissimo, però ecco, è sempre insieme, abbiamo dato di tutto, grande cuore anche quelli che sono entrati, un grandissimo portiere oggi. E sì, in questo momento soffriamo le partite, però sappiamo gestire questi momenti da squadra. Ciao, complimenti per la vittoria, naturalmente per il gol. Poi avete anche interrotto la striscia positiva del Monza, appunto, che aveva vinto le ultime partite. Ti chiedo magari se, per trovare, diciamo, il pelo nell'uovo, come si dice, il non averla chiusa prima, no? Non aver fatto prima un eventuale secondo gol, ti chiedo appunto se nei minuti finali, soprattutto visto che l'Empoli ha preso gol ultimamente proprio negli ultimi minuti, ecco, avete avuto un po' paura, tra virgolette, di non portare a casa il successo. No, non c'era paura, però ecco, dovevamo chiuderla forse prima, c'erano, non lo so, 3-4 occasioni da gol che si poteva fare meglio, però sono contento che almeno nel secondo tempo siamo riusciti a alcune volte fare un buon contropiede e mettere in difficoltà. Poi abbiamo sofferto alla grande e secondo me quello deve essere lo spirito, anche se noi non possiamo giocare come lo sappiamo fare, di tenere botta, e questa è la mentalità giusta e l'ha dimostrato alla grande oggi la squadra. Nicolas, ciao, buonasera, ti voglio strappare un sorriso tornando anche su quello che aveva chiesto prima, che aveva rammentato prima il collega. Quanto è lontano quel giorno in cui, parlando al telefono con Aurelio, il vecchio mister dello scorso anno, dicesti: mister, sono già passati 2 giorni? Sì, mi ricordo bene. Mi ha chiamato ovviamente, però io ero già con la testa nel futuro, sapevo che mi dovevo operare, secondo me ero già a Barcellona per fare l'intervento, e sì, io sono un uomo molto positivo che prova a guardare sempre in avanti, era un tempo molto brutto nel senso dell'infortunio, però mi ha dato tanto per la mia persona, per la mia mentalità, e ecco, anche di essere molto grato di essere qui e giocare a questo livello. Gli manderai un messaggio, quindi? Sì, ovviamente, il grande mister che mi ha dato tanto l'anno scorso, che ci ha fatto tantissimo per la nostra squadra, e siamo veramente grati che lui c'era, e abbiamo fatto, secondo me, stagione scorsa era un grande successo per noi, e niente, gli mando sicuramente un grande in bocca al lupo per tutto il suo futuro. Invece, giusto dire, anche con Zanetti avete fatto il gruppo. Io ho sottolineato al mister un gesto che ha fatto quando è entrato in campo Fazzini, che ha richiamato l'applauso verso la tribuna. Io, per me questo è veramente un segno di grandissima unità di spogliatori. Sì, molto, ecco, ho già detto prima che quelli che sono entrati oggi hanno fatto benissimo, soprattutto Jacopo, cioè per me sono tutti ragazzi che hanno voglia di fare, di dimostrare, che non hanno paura di giocare a calcio, e lo abbiamo bisogno. E l'Empoli era sempre stato questo, che c'erano giovani che con la voglia, e noi un po' più grandi dobbiamo aiutare a loro di venire al campo e fare il meglio. E ecco, siamo un grande gruppo che da oggi sa soffrire, sa mettere tutto, e questo è importante.